Bentornati ragazzi, sono Joey Spot dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Carlos Tevez, Man of the Match. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti passate da Bitcoin Sfiva, troverete il link al codice coupon qui in descrizione per avere il 5% di crediti in più. Carlos Tevez, attaccante dell'Argentina e della Juve, in questa sua carta Man of the Match, di sicuro uno dei più forti attaccanti della Serie A, e con questa carta lo è ancora di più. Lo analizzo partendo dal tiro, che sicuramente è il valore più interessante di questa carta, con 92 suddiviso in 93 piazzamento, 93 finalizzazione, 91 potenza tiro, 90 long shot, 92 tiri al volo e 89 rigori. Del suo tiro mi è piaciuto tutto, però ho trovato molto interessante il suo tiro a giro, sia in area che fuori, perché ho notato che andavano tutti in porta. Sicuramente aiutato dalla finalizzazione, altro pro che gli permetteva di avere la freddezza giusta sotto porta. Buoni i suoi long shot, anche se io dalla distanza non ho segnato. Buona la potenza tiro e i tiri al volo. Il piazzamento, anche se sulla carta è alto, in game purtroppo non è proprio rispecchiato, perché il suo work rate lo porta molto anche in difesa, a alto alto sulla carta. Però diciamo che non è un contro assoluto, ma bisogna farci l'abitudine. Ha un ottimo dribbling, 91 sulla carta con 87 agilità, 94 equilibrio, 92 riflessi, 92 controllo palla e 90 dribbling. Il suo equilibrio lo aiuta molto a non sbilanciarsi nel tirare e a resistere senza cadere nei contrasti. Ha un ottimo controllo palla, che lo aiuta a stoppare palloni aerei e a tenerla attaccata al piede durante il dribbling. Ma c'è una pecca. Le 3 stelle skill. Un giocatore con un ottimo dribbling e con solo 3 stelle è inguardabile e sprecato, perché per chi sa skillare sicuramente avrà a disposizione con questa carta la possibilità di dribblare ottimamente, ma purtroppo si ritroverà limitato nell'effettuare le skill. Uniamo il dribbling alla velocità, altro valore ottimo di questa carta, con 89 sulla carta ottenuto dal 90 di accelerazione e 88 velocità scatto. Con questa carta potete andare tranquillamente anche in velocità, perché brucia sulla partenza gli avversari. Ha un buon fisico, sulla carta abbiamo un 89 con 77 elevazione, 94 resistenza, 86 forza e 92 aggressività. Personalmente mi aspettavo di più dal suo fisico, perché sulla carta ha un alto valore, ma in game non è pienamente rispettato. Comunque ha un'ottima resistenza che lo aiuta a non stancarsi troppo e a resistere al pressing avversario. Una buona aggressività gli permette di andare deciso, ma non troppo, sulla palla. L'elevazione va associata al 73 di precisione di testa, il che lo rende un buon colpitore di testa, non proprio il massimo. Se marcato risulta un po' difficile colpire con la testa, ma lasciato solo in aria di testa non perdona, e nelle clip infatti vedete un gol di testa. Ha un buon passaggio con 83 suddiviso in 88 visione, 78 cross, 83 precisione su punizione, 87 passaggi corti, 68 passaggi lunghi e 89 effetto. L'effetto rientra nel suo tiro ed è questo che rende il suo tiro a giro così ottimo. Ha una buona visione e per me è falso quel 68 in passaggi lunghi, perché difficilmente sbagliava i lanci lunghi per l'appunto. Sulla carta ha dei buoni calci piazzati, ma personalmente non lo usavo tanto per battere i calci d'angolo e le punizioni. Preferivo fargli fare più i tiri in area che fargli battere le punizioni. Io l'ho usato come attaccante in un attacco a 2 e come AT in un 4-3-3-5. Personalmente mi sono trovato meglio con lui in un attacco a 2, perché è un giocatore che aiuta la squadra, che gioca per la squadra, e quindi ci vuole un compagno di reparto per dare un certo equilibrio alla manovra offensiva. Provato con lo stile intesa cacciatore, perché l'ho comprato così, ma anche con Falco andrebbe bene. La sua fascia di prezzo è di 2.400.000 crediti il prezzo minimo, 3.700.000 crediti il prezzo massimo, e io l'ho pagato circa 2.800.000 crediti ed attualmente a parer mio è un po' troppo costoso, perché come si sono evolute le cose non è proprio il massimo il suo prezzo. Riassumendo, pro tira a giro, finalizzazione, dribbling,
controllo palla, velocità e resistenza. Contro, work rates, punto interrogativo, 3 stelle skill, prezzo, punto interrogativo. Voto 8,5. In conclusione, questa è un'ottima carta, ma a parer mio risulta simile alla versione 87, che ho provato, ma nulla toglie che sia un'ottima carta, un attaccante quasi completo. Se avete i crediti, provatelo. Dunque ragazzi, questa player review termina qui. Se vi è piaciuta, non dimenticate il mi piace, lasciate un commento con la prossima player che volete vedere, la prossima player review che volete vedere. Dunque ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazio.